inviati da Basport allo stadio Tarvini, nella sede del Museo del Parma. Sì, vedo Francesco Silva e Fulvio Ceresini in mezzo a tutti gli altri ospiti che c'erano anche prima. Intanto li ringraziamo anticipatamente. Stiamo entrando negli ultimi 10 minuti di trasmissione. Io vorrei, Francesco, che siccome c'è questi 3 secondi di distacco dallo studio allo stadio, in questo caso, vorrei che fossi tu a fare l'intervista, tra virgolette, finale a Fulvio, su quello che il passato ci può insegnare per il futuro all'insegna della parmigianità, visto che abbiamo una proprietà parmigiana adesso, come era parmigiana prima. Sì, io prima di fare un paio di domande a Fulvio volevo lanciare una proposta qua ai responsabili di questo museo. Dicevo prima in studio che sono molto orgoglioso di entrare a farne parte e poi con un'intervista così importante, come solo importante questa intervista a Ernesto Ceresini e alla sua figura. Credo che mi piace, anzi, non credo, mi piacerebbe che un altro giornalista entrasse in questo museo e saresti proprio tu, Sandro, a doverlo entrare in un modo un po' particolare, perché spesso fra società, fra tifosi e stampa ci sono polemiche anche accese e discussioni anche a volte aspre. Ci sono invece dei momenti in cui la stampa e i tifosi sono un tutt'uno, sono legati da un solo filo conduttore e si può fare il giornalista e farlo bene anche senza fare polemiche e stando vicino alla squadra. Io ricordo uno striscione a Bologna nello spareggio con scritto Sandro mangia di tutti, credo dicesse così. Ecco, quello striscione potrebbe davvero essere un filo conduttore fra tifosi, società e giornalisti per dimostrare che si può lavorare tutti assieme e lavorare tutti assieme bene. Detto Francesco! questo, sì, era così, no? Non se lo ricordate. Sì, dimmi. No, c'è anche un coro, se vogliono mettere l'audio, che dice tirane su due e metti su Piovani. Vabbè, adesso. No, io ti ringrazio, Ecco, Francesco, ma lo infatti so. sai che. No, ti stavo dicendo. No, sai che Sandro prima in studio, quando tu hai detto ho un sogno, Sì. pensavo che il sogno fosse quello di andare prima o poi in campo, e visto che non c'è mai limite al peggio, un po' Esatto. abbiamo Esatto, adesso temuto. quando Palagné va a giocare nella Real Madrid, io lo sostituirò come centravanti di peso. Anzi, dato che evacuo, potrei anche già stare, che se no. Ti ringrazio, Francesco, è un grandissimo ricordo per me. Ricordo quella macchia bianca negli 8000 di Bologna. Effettivamente, ma è un ricordo mio personale, non voglio aggiungere altro. Invece volevo che tu chiedessi, anzi facciamo una cosa, io Non so me che ne voi ricordo, ne sono convinto. sentite purtroppo solo l'audio lì, però vorrei far sentire lo spezzone dedicato all'ultima tranche della intervista che poi si potrà seguire completamente nel Museo del Parma. Sentiamo l'altro pezzo che abbiamo scelto, così dopo tu puoi entrare direttamente quando è finito.